Salve, ogni video che faccio di questi dove parlo a una voce è come se scrivessi qualcosa, non ho un immediato ritorno, riscontro, non dico feedback, dico riscontro. Questo che sentite. Allora, volevo dire, parlare di motivazioni e come qualche volta le motivazioni possono essere positive o negative. Negative nel senso di negare qualcosa, non nel negativo nel senso di cattive. Una risposta negativa, non è detto che sia cattiva. Adesso la parola negativa ha preso più che altro questa accezione di contrarietà, cattiveria, impedimento, problema, ma non necessariamente negare. Uno può anche negare una falsità o hai un esito negativo a un test, vuol dire che non hai quella malattia. Allora, negative vuol dire che, faccio un esempio, ognuno ha il proprio modo di crearsi delle motivazioni. Le motivazioni sono fondamentali. Le motivazioni sono quella determinazione, quella risolutezza in cui ti svegli un giorno e dici: cazzo, voglio imparare a suonare le chitarre, cazzo, voglio suonare, imparare a suonare il trombone, cazzo, voglio imparare a cantare. Se non c'è questa risoluzione mentale, è difficile arrivare a migliorare. Quindi ci vuole quella motivazione che ci spinge a passare mezz'ora, poi sempre di più, un'ora, 2 ore, 3 ore, 4 ore a studiare qualcosa. Allora, vi dico una cosa che per me, e credo che per molte altre persone, far rimangiare le parole a qualcuno che vi ha denigrato, sottovalutato, rotto il cazzo, insultato, può essere una grande motivazione. Ovviamente uno non è che si mette a studiare uno strumento che non ti piace. Allora tu, uno inizia a fare qualcosa, la fa così così, ti pigliano per il culo, a quel punto unisci la riscossa personale, psicologica, con il piacere di imparare qualcosa. Due cose messe insieme fanno un cocktail dinamite, nitroglicerina, in senso, in questo caso positivo, nel senso positivo della parola positivo. Allora, io sono andato a delle jam session e vi dico una cosa: tutte le cose vanno inquadrate, cioè, per dare una. Cioè, la risposta oggettiva, come suona il trombone, è così così. La risposta più generale è dire: ha provato molto, ci ha dedicato molto tempo e questi sono i risultati, oppure suona così così perché in fondo non ci si è dedicato. Allora, nel caso mio, non so se è una cosa positiva o negativa, però mi ci sono dedicato tanto. E quindi questo ti pone a mio favore, nel senso che, ma se io suonando pochissimo il trombone riesco a salire su un palco, a suonare, non fare una figura di merda, anzi fare una discreta figura, discreta non vuol dire buona, discreta nel vero senso della parola, non discreta, no. E mi ha detto una persona che poi dirò poi, che sono piaciuto anche a un trombonista storico, e non l'ho chiesto io se sono piaciuto. Allora, però è possibile che io vado là e ogni volta che c'è un altro trombonista, questo mi dice: questo è bravo, questo è bravo, questo è bravissimo. Non è un po' stupido? Soprattutto se è lo stesso strumento, come se io fossi una mezza sega. Ma allora, se sono una mezza sega, perché cazzo mi fai salire sul palco? Oltretutto, questa persona che diceva è il più grande trombettista d'Italia, trombonista. Ora, ovviamente, aver fatto un corso di studi, avere un trombone ottimo, facendo solo quello, ci mancherebbe pure che suono meglio io, ragazzi. Ci mancherebbe pure che suono meglio io. Però, quel genere di musica lo conosco meglio io, non c'è cazzo da fare. Cioè, parliamoci molto chiaramente. Per fare Kidori ci vuole Kidori, non ci vuole J.J. Johnson. Dirò una cazzata, ma se ci si fosse messo sarebbe stato.
No, secondo me non è così. Secondo me proprio le musiche proprio più semplici necessitano, proprio perché sono semplici, di conoscere tutta la cultura che c'è dietro, perché non è che facendo le scale giuste, i cliché giusti, no, lì è un fatto di ascoltare e entrare nello spirito di quel genere. Siccome io suonando, avendo suonato il clarinetto, Dixieland, ho sentito ore e ore e ore di trombone Dixieland o swing, ho un'idea di come debba suonare. Oltretutto, vi dico, possibile che ci sono tante teste di cazzo che giudicano le persone per lo strumento che hanno? Allora, non è che io so, una volta c'avevo quel trombone che c'è, si vede lì, è giallo. Ora, questo è un trombone che suona, c'ha problemi di scorrimento, a parte che l'ho suonato talmente tanto che adesso si è un po' sciolto. Questo deficiente della tromba, uno trombettista, quello trombone dovresti gettarlo nell'immondizia. L'ho mandato a fanculo subito perché poi diventerà un altro discorso. Non tenetevi le cose. Cercate di essere logici e razionali, ma tutto quello che a voi dà fastidio, se ve lo tenete dentro, vi rimane imbottigliato. Ok? Cioè, l'ideale sarebbe che non vi dà fastidio, però, questo nel mondo reale, quando vedo gente deficiente, e lo dico deficienti, dire che l'ukulele è baritono, tanto vale suonare l'ukulele, io ho fatto un bel video in cui dimostro che non è vero, suonando l'ukulele è baritono e suonando, vale suonare la chitarra, scusate, suonando la chitarra, che poi certa gente non ammetterà mai di aver torto, ma io la cosa mia l'ho detta. Ovviamente, ricordatevi, che molta gente che scrive ha 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 e vi prende in giro, in realtà rosica, ma rosica la grande. Adesso io non dico che tutti quelli che ce l'hanno con me rosicano, perché però ragazzi, il discorso è questo: chi è in buona fede è la prima persona che ti dice sei migliorato. Chi non ammette mai che sei migliorato, e voi obiettivamente sentite che siete migliorati, perché guardate i video di qualche mese fa. Ve ne rendete conto, vedete che queste persone non ammetteranno mai, non solo ce l'avano con voi per quello che dicevate nel caso mio, e poi utilizzavano il fatto che non ero un grande suonatore né un grande cantante, non che adesso lo sia, ma allora ero particolarmente pippa, lo dico chiaramente, adesso no, perché non sono. È difficile interpretare me, perché in un mondo dove c'è i finti modesti e i veri che si credono sto cazzo, io appartengo a quelli che credono di stare con i piedi per terra. Infatti non ho mai detto io come trombonista, no, ho detto se dedico tutto quel tempo, questo poco tempo, adesso dedichiamoci abbastanza tempo, perché mi sono stufato di andare alle jam session dove tu questi cazzoni, ripeto, alcuni sono cazzoni, e non parlo solo di quelli che stanno sul palco, ma anche gente. I discorsi che fanno scesi dal palco, quindi nessuno si incazzasse, sto parlando di politica, queste persone che fanno tanto i buoni, o adesso i buonisti, no, perché Salvini qua, Salvini qui, Salvini qua, vogliono fare tanti buoni, poi quando c'è da darmi un passaggio di 3 km per andare alla stazione Termini, si rileggono tutti come scarafaggi quando accendi la luce. E che cazzo, ragazzi? E che cazzo? Cioè, nella vita reale dovete aiutare la gente, non a prendervela con Salvini, perché poi questo è tutto un altro discorso. Berlusconi era la causa di tutti i mali, se n'è andato Berlusconi siamo andati di male in peggio. Non che con Berlusconi poteva, non succedeva ciò, ma come ci hanno presentato Monti, Monti ha fatto più danni di quanto la gente ha salvato l'Italia, e come no? E come no? Vabbè, lasciamo perdere. Fa vedere se questo non è ukulele, è un cavachigno. Parlano tutti di ukulele, la maggior parte dei chitarristi, anche le persone vedono questo e pensano che è un ukulele, neanche se vedendo che cazzo di cordi c'ha. Fa parentesi, bellissimo il cavachigno. È molto brillante, è un'altra cosa completamente diversa dal ukulele, più acuto, più brillante, certo, intonato come lo io, sorre la mi. E non so, la re è proprio uguale
avevo le baritone in un'ottava più sopra con le corde in metallo e col corpo. Questo. E niente, mi sono rotto i coglioni praticamente di vedere persone mediocri, perché ho visto altra gente che è mediocre. Allora io adesso, nel momento che mi metto a studiare seriamente, se sono mediocre vuol dire che ho studiato male, veramente sono un incapace. Però gente che suona solo quello, che magari dà l'esame per il conservatorio e fa la jam session e non dice un cazzo, per non dire peggio. E poi vedi queste persone coinvolte in situazioni musicali. Uno dice, ah, allora rosico questo fatto. No, non rosico perché se fossi coinvolto pure io non mi piacerebbe essere coinvolto in situazioni dove io risulto bravo. Io preferisco essere una pippa fra i grandi che un grande, per così dire, fra le pippe, cioè un leggermente meno pippo. Ma questo, vabbè, comunque questo è per capire. Poi ovviamente potrei fare anche suonare insieme a me qualcuno che è un po' proprio però diciamo che anche per egoismo personale imparo di più stando con gente più brava di me. Poi si può anche imparare cercando di dare qualche dritta a qualcuno meno bravo, cioè una specie di modo di razionalizzare le conoscenze che tu già hai. E quindi niente, dico vabbè, ma scusa, in tutti questi mesi che sarei potuto andare lì spesso, potrei. Io non ci sono andato, quindi tutta sta motivazione dal fatto di suonare insieme a quelli non ce l'ho. Cioè, il fatto. E quindi a questo punto, ma sai che ti dico? Ma andate a fanculo. Anche perché una persona gli ho detto, scusa, ma io ho deciso di passare un anno sabbatico in cui mi preparo, ma mi preparo bene. Però non mi dire che quella persona è il più grande suonatore di tromboni d'Italia, o almeno non nel genere che stiamo facendo, ok? Anche perché questi fanno tutti i grandi, come si dice, filologi. Poi vanno a salire sul palco gente che fa bebop. Allora, con tutto il rispetto per il bebop, perché a me piace, sentivo Charlie Parker, sono arrivato a sentire pure Leonard Cohen e altre cose, però. Per coerenza e onestà intellettuale non puoi rompere i coglioni a me se faccio un pezzo havaiano che poi è swing e poi far salire altre persone che sembra che stanno a suonare K-Winding. Con tutto il rispetto per K-Winding, ok? Perché io non, magari posso dire pure il contrario. Infatti io non vado a fare jam session di cose che non sono in grado di fare proprio per questa coerenza e onestà intellettuale. Ogni volta porto l'ukulele, non mi fa suonare l'ukulele, non mi fa suonare l'ukulele, e fa suonare. Allora mi sfrutta, sfrutta adesso, non voglio dire. Mi fa suonare il trombone sul palco credendo di farmi un grande favore, e poi parliamoci chiaro, nessuno fa un favore a nessuno. Io vado alla jam session, la jam session o laboratorio senza le persone che vengono e suonano. Non avrebbe senso, parliamoci chiaro. E io mi diverto, sono insieme ad altre persone, anche molto più brave di me. Sono passati i tempi che c'erano persone molto più brave di me, almeno che venivano tutti questi sassofonisti, si facevano cose molto, molto belle. Ultimamente vedo poco, vedo che il locale dove si fanno queste cose non. Vedo non abbastanza messo in evidenza queste cose qui. E quindi dico, vabbè, ma lasciamo perdere, perché ogni volta tornarsi a casa di sera, aspettare l'altro, farsi un pezzone a piedi enorme con 15-20 persone e nessuno mi dà. Poi, ragazzi, alla stazione Termini. Non è che voglio che mi porti sotto casa mia, però porca puttana, mi faccio un'ora e mezza andare, 2 ore, 2 ore a tornare e non c'è qualcuno che mi fa un passaggio per 2 km e mezzo, 3. E che cazzo, veramente che cazzo, mandate. E quindi dico, vabbè, non me ne frega niente, non me ne frega niente di fare queste cose qui. Perché? Perché. Se una persona ci tiene a te nel tuo sviluppo musicale e nel tuo apporto musicale in una jam session,
Se io dico me ne vado per un anno, mi dice: ah, mi dispiace, spero che tu tornerai più grande e glorioso di prima, capisco la tua. No, mamma neanche, mamma manco m'ha cagato. Forse sta gente mi conosce in anima e non mi conosce veramente. Quando dico che faccio una cosa e la faccio, ok? Ovviamente non faccio solo quello, perché a parte che più di tante ore non puoi suonare questi ottoni, ma ho questa cosa che mi dà una fonte di guadagno quotidiano, cioè suonare questi strumenti a corda e cantare. In più, aggiungendo pure il trombone, sarebbe una cosa interessante. Ripeto, ci sono molti modi. Una persona con un carattere diverso sarebbe continuato ad andare lì, però io, se mi sento preso in giro, se mi sento non valorizzato, o è poi una cosa che l'ho detto prima, quando esco e senti tutti questi discorsi sinistrosi, e danno per scontato che sono della parte loro, quando esco, vabbè, non voglio parlare di alcune cose perché è meglio che non parlo, però ripeto, ci sono state delle situazioni in cui mi sono divertito parecchio. Creatività, non dico che non sanno suonare, figuratevi, sanno suonare benissimo. Ma emozionano? No. È un periodo della mia vita, non mi emozionano. Alice, perché suoni il. Lo suono perché spero di incontrare, sai, situazioni in cui, essendoci delle prove, essendo situazioni diverse, si crea un progetto, quello che chiamano progetto, io non ho pensato sul cazzo al progetto, un gruppo con degli intenti, con degli scopi, con uno stile, o uno stile che si cerca, ed è fondamentale questo. Quindi ben vengano le jam session o i laboratori, ma sono soltanto un aspetto che è importante per sciogliersi, però è importante anche trovarsi in situazioni più formali, e è importante, ragazzi, quando ti chiamano per un progetto, per una cosa, ho ripetuto progetto, per una situazione, allora. E ripeto, o io non valgo un cazzo e allora non vedo perché devo salire e fare più di un pezzo, oppure se sono buono per una situazione dal vivo, sarà laboratorio, quello che vi pare, ma c'è gente che paga ed entra, e quindi non mi dite che se facevo veramente cagare. Anche perché sono abbastanza migliorato. Dico la verità, la prima volta c'avevo paura di farlo. Poi, dopo che hai meno paura, sei più sciolto, non dico che suoni, che ti si può inventare niente, ma almeno rendi al 90% di quello che sei in grado di fare. Quello già è importante, eh? È come andare a un'interrogazione che dici quello che hai studiato, e andare a un'interrogazione che vai nel panico e il cervello non si ricorda niente. Quindi quella cosa lì l'ho sfruttata, l'ho superata, però attualmente non sono soddisfatto di come sto suonando, e credo che l'unica motivazione che mi possa far cambiare è dimostrare a questa gente che si sono proprio sbagliati su di me. E io posso fare a meno di loro, ragazzi, anche loro di me, hanno fatto sempre a meno di me, però arrivederci.